Proprio perché questo villaggio, un villaggio di prossimità dopo il terremoto, se uno ci pensa astrattamente sarebbe la stessa cosa dei 19 quartieri che hanno fatto intorno all'Aquila o dei villaggi, dei MAP che hanno realizzato vicino ai paesi. Quello che volevamo fare noi invece è una cosa differente. È stato molto interessante l'intervento di Alfredo che parlava del rapporto dell'ecovillaggio con il paese. Per noi questa cosa diventa, a parte molta gente del paese o comunque siamo tutti di quella zona, ma è il punto, è un altro importante che però l'anima del progetto è il fatto che quello devi diventare un luogo di attrazione, di circuito di energie, di apertura al mondo, di esperienza, che è fondamentale per ricostruire il paese. Noi non vogliamo espandere questo villaggio. Quelle case bastano e quello è il fabbisogno abitativo di persone senza casa. Adesso chi vorrà venire, è una cosa molto bella, mentre la gente se ne va, qui c'è gente che vuole venire a vivere lì. E noi diciamo aspetta quando sarà possibile, il problema poi la grande incognita è questa, prenderai casa nel paese, cioè dobbiamo riabitare il paese, il borgo antico, tutte le attività che vorremmo realizzare riguardano il paese, il forno, le cose che ti spiegherà bene adesso Claudia che ci ha anche lavorato come tecnico e scusa un attimo, è qui. Allora, no, qua. Vabbè, partiamo dal. Questa è l'inaugurazione. Ecco qua, partiamo da qua. A posto. Vai. E quindi volevo dire. E nello stesso tempo quindi ci stiamo mobilitando perché in questo anno non so, abbiamo realizzato queste case, ma abbiamo posto le basi per fare dell'attività agricola, che è molto importante, che non servirà solo a noi, servirà soprattutto per gente del paese che aderisce a questo progetto non perché ci abita ma perché ha queste aspettative. Abbiamo già coinvolto un agricoltore di Paganica, c'è un personaggio straordinario, intanto si vede, che ha Gregorio, un signore di 80 anni, ho detto ragazzo di 80 anni. Un signore di 80 anni, no, questo è Antonio, sono 80 anni che ha rimesso le sue arnie, le ha ricostruite, ci sono le arnie già pronte, lui produrrà il miele, se non c'era meno non l'avrebbe mai fatto. Abbiamo piantato 10 quintali di bulbi di zafferano, che sono tantissimi. Infatti faccio l'invito, chi vuole dello zafferano, lo possiamo fare anche della vendita a domicilio, in modo anche per sostenere il progetto, scusate questo piccolo spot, e lo cominciamo a raccogliere a novembre. In più stiamo portando avanti dei discorsi di sviluppo agricolo, agricolo di prossimità, abbiamo aderito al progetto Frutta Antica, in questi giorni abbiamo già fatto il recinto e tutto quanto, mettiamo 15 alberi di 15 specie in via di estinzione tra meli, peri, sorbi e quello che ci daranno, comunque decide col Parco Nazionale del Gran Sasso. Nello stesso tempo abbiamo piantato la patata turchese, una pianta in via di estinzione, quando l'abbiamo raccolta abbiamo capito anche il perché metti una patata, ne escono due, però sono bellissime e buonissime. E comunque andremo avanti su questa cosa, magari cercando un terreno migliore, secondo me servirà più acqua. Insomma, pian piano si fa tutto quanto, diciamo. E questo è importante. Nello stesso tempo dobbiamo creare dei luoghi nel paese. Dobbiamo ricostruirle, sono fondamentali. Le case non ci possiamo intervenire, lì non si può toccare una pietra finché non finiscono questi piani di ricostruzione, che è un modo come un altro per il governo che dice che ci sono i soldi, poi dice no, però dobbiamo approvare il piano di ricostruzione. Fatto sta, ad esempio, casa mia sta, potevo già iniziare a lavorarci, se tutto andrà bene se ne parla tra 2 anni, perché devono fare questi misteriosi piani di ricostruzione, solo una presa per il culo per non darti soldi che sostanzialmente secondo me non hanno, guardando in faccia Tremonti. E comunque, a parte questo, adesso passo la parola a Claudio che spiega appunto la cosa del rifugio, delle cose sono anche molto importanti per capire appunto che la funzione di questo villaggio è ricostruire questo luogo. Altri paesi si stanno spopolando completamente, non rimane più nessuno, le seconde case non saranno finanziate, le seconde case sono importanti per i paesi perché vivono il fine settimana così, questa gente non sa dove tornare, chiude il bar, chiude la posta, le cose, tra 10 anni probabilmente non rimarrà più nessuno e noi questo vogliamo evitarlo per Pesco Maggiore, io anche per il mio paese e in generale per l'Aquila. Buonasera a tutti, sarò brevissima, come ha detto Filippo sono Claudia, sono architetto, anche se questo progetto non è mio, ne sono venuta a conoscenza nella primavera di quest'anno, perché diciamo tutti i miei tentativi di portare un aiuto alla zona colpita dal sisma tramite canali ufficiali non hanno dato risultati. Sono venuta a conoscenza di questo progetto e
sono partita, l'esperienza è molto forte di quelle che possono lasciare ustionati, ne ha accennato Alfredo anche prima, è vero, questi ecovillaggi hanno in sé un potere attrattivo molto forte, continuano a generare spirali positive, a gettare semi che possono dare molti frutti. A maggio, quando sono stata a Pesco Maggiore, ho partecipato come operaio alla costruzione per circa 3 settimane, poi sono tornata quest'estate e in questo periodo mi sono resa conto delle tantissime necessità che un cantiere come questo ha e del fatto che un progetto di questo tipo è una fatica immane, titanica, non è una bella scatola preconfezionata, ma è una lotta continua, quotidiana, forse in questo caso più accentuata dai problemi dovuti al sisma, problemi preesistenti. Il Comitato per la Rinascita di Pesco Maggiore, però, che preesisteva al sisma, aveva altri progetti e il villaggio, l'ecovillaggio ne costituisce il nucleo, ma gli altri progetti non sono morti, anzi, come diceva Filippo, in questo periodo sono in fase di sviluppo. C'è un progetto agricolo che intende recuperare campi che erano destinati agli usi civici, ma di fatto adesso sono per la maggior parte incolti o abbandonati. C'è un progetto di recupero della memoria molto importante in collaborazione col paese, di modo che questo ecovillaggio non venga percepito come un'invasione di estranei, perché detto in maniera molto semplice è molto facile che delle persone di 70-80 anni che vivono in montagna percepiscano come la solita ondata di fricchettoni i 50 ragazzi o 100 ragazzi che arrivano a lavorare d'estate. Quindi il progetto di recupero della memoria sarà fatto col paese per restituire al paese i frutti di questa nuova abitazione. E c'è un progetto più architettonico, diciamo, col quale io ho iniziato a collaborare e continuerò a collaborare, ora fra una decina di giorni tornerò giù, che è quello di recupero di alcuni edifici pubblici o ad uso pubblico. Come diceva Filippo, per gli edifici privati al momento è tutto fermo, però all'interno del borgo di Pesco Maggiore c'è un forno, documentato fino alla fine del Settecento, è stato ricostruito negli anni 50 in seguito a un'invasione di vipere e adesso è funzionante, necessita di alcune piccole manutenzioni, ma diciamo è tutto sommato funzionante. Questa è la cosa più semplice, il recupero del forno, però anche molto importante ai fini del ritrovamento di una socialità. Una festa con l'uso comune del forno è già stata fatta quest'estate, ne erano state fatte in precedenza e se ne faranno altre. Altro edificio che il Comitato per la Rinascita di Pesco Maggiore ha in progetto di recuperare è la scuola elementare, è una scuola di epoca fascista che il sisma non ha quasi per niente danneggiato, se non alcune piccole crepe, quindi è in buone condizioni, è stata in uso fino credo alla metà o alla fine degli anni 70, è molto piccola, è costituita da una grande aula e dall'appartamento della maestra. Il recupero di questo edificio potrebbe essere molto importante perché potrebbe essere adibito a spazio di lavorazione per i prodotti agricoli, di trasformazione per le marmellate, di smielatura, di pulitura dello zafferano, eccetera, eccetera, e anche a spazio di socialità, perché in tutto il borgo di Pesco Maggiore manca qualunque tipo di spazio comune, sono solo abitazioni, non c'è un negozio, non c'è un bar, non c'è un'edicola, non c'è niente. E l'importanza di uno spazio di aggregazione che sia anche all'esterno, anche proprio fisicamente a metà fra il borgo di Pesco Maggiore e l'ecovillaggio, è fondamentale per creare un nodo che sia un punto di accoglienza per le persone che vengono dall'esterno, sia un punto rappresentativo che un punto per legare gli abitanti del borgo agli abitanti dell'ecovillaggio. Altro edificio, ultimo, è un rifugio montano costruito all'inizio degli anni 70, attualmente di proprietà della Forestale, quindi c'è tutta una serie di questioni burocratiche da dirimere prima, sia per la scuola che per il rifugio, prima di poter intervenire, che però potrebbe essere adibito a spazio per l'accoglienza, quindi a spazio per il ricovero dei turisti, creando quel minimo di dotazione necessaria di servizi e quel minimo di alloggio per un custode o per una persona che possa viverci. Il senso di tutto questo è anche quello di creare delle opportunità di lavoro, delle opportunità economiche in un'area in cui anche l'emergenza economica è alta, non solo l'emergenza abitativa, perché poi bisogna lavorare e potersi mantenere e sostentare per poter continuare a vivere in questo villaggio. Quello che io ho visto partecipando dall'esterno è che i semi di tutto ciò ci sono, sono stati gettati in maniera molto intelligente e c'è la capacità di raccogliere tutte le nuove energie delle persone che passano dal villaggio Eva. Stando là ho visto come diceva prima Filippo, è vero, forse il terremoto ha portato poche cose buone, ma alcune ne ha portate, che è stato quello di scremare certe sovrastrutture che abbiamo e di permetterci di andare direttamente al sodo con le persone che abbiamo davanti. Non si parla tanto di sciocchezze in quei posti, si parla
più di cose fondamentali che ci si trova a condividere con le persone che si incontrano. Una di queste è il nuovo modo di vivere, abitare, ma anche di guadagnarsi da vivere in forma comunitaria, e quindi il recupero di questi edifici è doppiamente importante, non solo per il rapporto col luogo, ma anche perché deve creare, può creare per le persone che andranno a vivere in quel posto, insieme all'attività agricola, insieme a tutta un'altra serie di attività, la maniera di sostentarsi. Ovviamente, come dicevo prima, tutto ciò richiede una quantità di energie enorme, quindi tutta la partecipazione del volontariato è molto importante. Gestirlo è una fatica perché è un lavoro impegnativo, non da poco, però molto importante.